Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Sabrina Tursi, sono la direttrice didattica di STL e con me oggi c'è Fabio Castanelli che dovreste vedere qui collegato. Ciao Buongiorno a Fabio. tutti. Ah, Ciao, ciao a tutti. benvenuto. Grazie. Benvenuto, ci stiamo accavallando come al solito. Tu ci senti bene, quindi anche noi ti sentiamo e ti vediamo benissimo. Io intanto ti volevo ringraziare per questo webinar, l'argomento è interessantissimo e infatti abbiamo raggiunto il numero massimo di iscritti alla piattaforma. Mi spiace per chi è rimasto fuori, ma tanto poi condivideremo la registrazione e potranno sentirti dopo, anche con chi si è iscritto e però non partecipa alla diretta, vale la stessa cosa. Io prima di darti la parola volevo dire ai partecipanti questo. Allora, avete a disposizione una chat, qualcuno mi sembra che la stia già usando, fatemi controllare che vedo. Sì, è Silvia che ci saluta, ciao Silvia e grazie per essere qui anche oggi. Dunque, anche voi appunto potete usarla, è un pannellino domande in basso a destra, potete scrivere lì a me se avete dei dubbi, io vi farò da moderatore, se avete dubbi sulle cose che dirà Fabio, avete bisogno di chiarimenti, io leggo tutto in tempo reale, quindi semmai fermerò Fabio per girargli la domanda oppure aspetterò che finisca e poi girerò questa domanda. Se volete la potete fare anche a voce, basta che me lo scriviate in chat e io vi apro il microfono. Quindi direi che da parte mia è tutto. Fabio, per me ci siamo e se vuoi ti lascio subito la parola. Ok. Va bene, grazie Sabrina, buongiorno a tutti, benvenuti. Abbiamo pensato questo webinar, i 10 appunto motivi per cui è importante il sito web per traduttori freelance, dal momento che l'anno scorso appunto molti di voi già mi conoscono per il corso GDPR per traduttori freelance, nell'attività di adeguamento verso appunto il regolamento europeo, sono stati analizzati tantissimi siti di traduttori. Nella fase appunto di verifica della compliance alla normativa, form dei contatti, l'uso di analytics, privacy policy, cookie policy. Durante appunto questa fase di studio di tantissimi e di analisi di tantissimi siti di traduttori freelance, abbiamo iniziato a raccogliere un po' di dati, un po' di informazioni, parlare con i traduttori per cercare di capire appunto quali sono le strategie che funzionano meglio, quali sono quelle che funzionano peggio. E quando appunto un traduttore deve pensare ad aprire un sito web o ad abbandonare il vecchio sito obsoleto. Quindi abbiamo provato a condensare appunto in 10 consigli, 10 motivi per cui è importante un sito web per un traduttore freelance e successivamente vedrete che stiamo cercando di ampliare appunto la lezione e gli argomenti con un vero e proprio corso di cui parleremo dopo. Intanto disattiverei la webcam e inizierei. Allora, il primo consiglio è perché appunto i clienti, o ancora prima i potenziali clienti, trascorrono sempre più tempo online. Ovviamente anche noi siamo sempre più attaccati al computer, come vedete il tempo medio di appunto, utilizzo di internet sta aumentando di anno in anno, a parte un breve calo nel 2019, ormai siamo arrivati quasi alle 7 ore al giorno, appunto, passate su internet. Durante queste ore facciamo delle ricerche, cerchiamo delle risposte e cerchiamo soprattutto di imparare qualcosa, ma ci arriveremo. Nel contempo, il tempo trascorso sullo smartphone continua a crescere, usiamo sempre di più internet sui nostri telefonini, facciamo ricerche, appunto, consultiamo i social network e anche i nostri clienti fanno così. Avere un sito web vuol dire farsi trovare innanzitutto in un mondo in cui clienti, potenziali clienti, potenziali interessati utilizzano sempre di più il web. Come vedete, appunto, il tempo di utilizzo sullo smartphone è in costante aumento e quindi è molto importante avere un sito web ottimizzato per mobile. I vecchi siti, appunto, non sono ottimizzati, soprattutto quelli che sono stati creati prima del 2011. 2010-2011, perché all'epoca lo smartphone appunto era agli albori e quindi quando consultano i nostri vecchi siti appunto devono selezionare sul browser del telefono visualizza in versione desktop perché magari è tutto scombinato. Quindi quando si appunto vuole un sito web o si deve rinnovare il vecchio sito web bisogna stare molto attenti a ottimizzarlo per il mobile.
Secondo punto, appunto, è farsi trovare quando i clienti o i potenziali clienti ci cercano. Ogni giorno vengono effettuate su Google, che ormai è quasi il monopolista dei motori di ricerca, quasi 5 miliardi di ricerche al giorno. C'è Google Trend, uno strumento molto interessante per andare a vedere che cosa la gente cerca ogni giorno su internet. Quello che cercano, diciamo, i fornitori è un cliente, cioè i clienti è un fornitore. Quindi noi possiamo essere il loro fornitore, possiamo cercare appunto traduttore professionista, traduttore per aziende, oppure dei servizi di traduzione molto specifici, magari di nicchia, di cui solo noi ce ne occupiamo, ed essere presenti, diciamo, nei primi risultati, in quel caso è molto importante. Come vedete sui motori di ricerca, ma magari molti di voi lo sanno già, ci sono dei risultati sponsorizzati, quindi in cui c'è scritto annuncio, perché ovviamente si può pagare per sponsorizzare il proprio sito web, e degli altri risultati ben indicizzati. Diciamo, la tecnica per indicizzare bene un sito web, cosiddetta SEO, Search Engine Optimization. Andiamo avanti, perché il sito web è il nuovo CV. Molti traduttori, appunto, con cui abbiamo lavorato lo scorso anno, all'inizio di quest'anno, per l'attività di conformità al GDPR, appunto, hanno dei lunghi, lunghissimi curricula in cui sono appunto contenute tutte le attività che hanno svolto, i clienti per i quali hanno lavorato, però magari non hanno un sito web, e quando appunto si interfacciano con i clienti inviano questi CV per presentazione. Ecco, il sito web può essere la nostra vetrina per andare a strutturare le informazioni in maniera un pochino più ordinata, in maniera un pochino presentata meglio, piuttosto che inondare appunto di pagine in PDF molto lunghe. Molto spesso i clienti non hanno neanche tempo di leggere. Si dice che ormai un CV oltre le due pagine venga, diciamo, ignorato. E poi, appunto, per inserire una sezione con le nostre referenze, ho lavorato per... Sono appunto molti traduttori con cui abbiamo lavorato che hanno una pagina molto ricca di referenze con tutti i loghi aziendali. Bisogna stare molto attenti però in questa sezione a chiedere l'autorizzazione all'azienda, appunto, alla pubblicazione del logo, e soprattutto quando si lavora per agenzie di traduzione, molto spesso, perché abbiamo lavorato anche con agenzie di traduzione, chiedere il permesso all'agenzia e leggere molto bene i documenti, perché è capitato che i traduttori pubblicassero sul sito web appunto loghi di aziende o nomi di aziende senza che avessero l'autorizzazione ad utilizzarli. Al contempo, appunto, quando noi creiamo dei contenuti sul nostro sito, abbiamo un copyright e quindi possiamo poi proteggere i nostri contenuti dall'utilizzo illecito, appunto, su altri siti web. Punto 5, il sito web è il core delle attività di marketing. Perché? Perché se noi, appunto, dobbiamo cercare attivamente dei clienti, questo può essere da un certo punto di vista molto faticoso. Il sito web rimane lì, possiamo essere cercati, ovviamente dobbiamo indicizzare bene i contenuti, ma soprattutto è il core delle attività di marketing, perché appunto se creiamo bene degli strumenti che si chiamano landing page, ovvero delle pagine su cui i clienti possono atterrare, possiamo fare dei test con dei tool per vedere se funzionano, appunto, se riescono a convertire appunto le lead in messaggi e in contatti per la nostra attività, appunto dal sito web potrebbero nascere richieste di preventivi e successivamente di lavori. E rende ovviamente più efficienti le attività di marketing, perché presentarsi magari di persona o via mail o cercare appunto dei contatti telefonicamente rende, diciamo, l'attività molto time consuming, mentre il sito web scriviamo una volta i contenuti, li razionalizziamo bene, facciamo le nostre appunto ricerche di mercato sui servizi appunto che possiamo offrire, e successivamente, investito quel tempo determinato, appunto, noi ci troviamo poi un tesoro che possiamo sfruttare ogni giorno e vivere, se non di rendita, quasi. Ovviamente dobbiamo promuovere bene quello che abbiamo creato. E infine, diciamo, il sito web al giorno d'oggi è un po' anche il core delle attività di inbound marketing. L'inbound marketing, ovvero cercare di attrarre i clienti a noi senza appunto utilizzare quegli strumenti come la newsletter o
strumenti di ricerca attiva, ovvero outbound, quindi andiamo a targetizzare i clienti, ma creiamo dei contenuti utili sul blog. Non so se conoscete Francesco Costa. Francesco Costa è il viceredattore del Post, ha anche un podcast, e lui spiega che ormai il segreto per il Post, ma anche per chi scrive contenuti online, non è tanto quello di dare delle opinioni, perché ormai il web è pieno di opinioni, nessuno ha più tempo di leggere appunto le cose, ma quello di spiegare agli altri come funzionano le cose, come fare delle cose che non sanno fare. Lo stesso Salvatore Aranzulla, che magari molti di voi conoscono, è diventato milionario proprio per questo, perché dà delle risposte precise a dei problemi magari anche semplici. Quindi se noi utilizziamo il blog per appunto dare delle risposte, per spiegare come si fanno delle cose, per approfondire qualcosa che nessuno sa, sicuramente verremo letti molto, la gente ci andrà a cercare, anche i potenziali clienti, sembreremo esperti, perché poi magari lo siamo e dobbiamo solo farlo notare agli altri di un determinato tema, e appunto aumentando il nostro pubblico, prima o poi qualche visitatore del sito, qualche lettore, non solo condividerà i nostri contenuti, ma potrà portarci lui dei clienti o diventare lui stesso nostro cliente. Punto 8, il sito web ci permette di conoscere meglio sia clienti che potenziali clienti, perché appunto ogni singola pagina di un sito web può essere analizzata, diciamo, può essere analizzato il pubblico che la visita con degli strumenti più semplici come Google Analytics o con degli strumenti molto più sofisticati come Hotjar, che ci permette di tracciare, diciamo, ogni singola sessione sul nostro sito, dove si ferma il mouse, su quali elementi si concentra il lettore, e appunto cercando di capire chi sono i nostri potenziali clienti, i nostri clienti, ci permetterà di ottimizzare i contenuti presenti sul sito web o magari scrivere meglio le nostre offerte e capire appunto su quali argomenti puntare. Poi c'è appunto il contrario, diciamo, perché avere un sito web? Perché i clienti spesso si chiedono per i motivi per i quali non abbiamo un sito web. Può capitare a qualsiasi tipo di professionista, non solo a un traduttore freelance. Il cliente ci dice, allora ti mando una mail, non me la ricordo, oppure non mi ricordo il tuo numero di telefono, ma lo vado a cercare sul sito web. E se noi non abbiamo un sito web, non succede nulla, non è obbligatorio avere un sito web, ma avere un sito web dà l'idea di aver investito su se stessi, credere nella propria attività, far vedere appunto a potenziali clienti e clienti che non siamo appunto dei freelance che non ci credono, ma che stanno investendo molto, che hanno un passato, che hanno delle referenze, e quindi appunto, come può essere un bell'ufficio, come può essere una bella vetrina, un bel biglietto da visita, avere un bel sito web dà anche l'idea appunto di professionalità. Infine, secondo alcuni freelance con cui abbiamo parlato, eccetera, molto importante è effettuare a volte, non sempre, dipende, ogni caso è diverso da un altro, la trasformazione da freelance a brand, ovvero che i clienti inizino a pensarci più come un'azienda che come un freelance. Le grosse aziende, le multinazionali o le grosse agenzie di traduzioni hanno sempre un po' timore appunto della business continuity quando affidano un lavoro a una singola persona, quella persona poi a un certo punto può star male, può succedergli qualcosa, sparisce, diciamo il lavoro rimane appeso. Trasformarsi in un brand dà più l'idea di stabilità, quindi anche in questo caso dare l'idea che abbiamo investito sulla nostra attività e siamo un passetto oltre a quello del freelance. Quindi magari abbiamo un logo, abbiamo degli strumenti tecnici più elaborati sul sito web appunto per ricevere i preventivi, abbiamo delle fotografie realizzate da un fotografo professionista, insomma creiamo una sorta di brand identity. E per questo passiamo poi alla fase successiva, perché abbiamo detto tante cose, tanti motivi per cui è importante avere un sito web, però molti di voi potranno chiedersi, ma io da solo ce la faccio a fare tutte queste cose? La mia risposta è dipende, ci sono tante attività che uno può fare da solo, appunto se è molto smanettone può anche avventurarsi nell'avventura di aprire un sito web, ci investirà tante ore ma avrà sempre imparato moltissimo. Però per tante cose appunto dobbiamo riconoscere i propri limiti,
ad esempio, magari non siamo capaci a crearci un logo, quindi dovremmo chiedere a un grafico professionista di occuparsene, oppure le fotografie, magari non vorremmo utilizzare delle immagini stock, ma farci fare appunto un servizio fotografico durante l'attività lavorativa o anche solo di presentazione. Oppure non siamo in grado di occuparci degli aggiornamenti di sicurezza e della compliance legale, perché appunto ci sono degli obblighi di pubblicazione di alcune informazioni sul sito web, tra cui la partita IVA, le privacy policy, le cookie policy, ma magari non abbiamo tempo di occuparcene. Oppure gli aggiornamenti di sicurezza che sono così centrali nell'evitare appunto non solo violazioni dei dati, ma anche danni alla reputazione. Non so se ricordate, se alcuni di voi hanno seguito il webinar sulla sicurezza del sito web, a volte il sito web può essere, può finire sotto attacco e chi prende il controllo del nostro sito può pubblicare anche, diciamo, dei contenuti illeciti, dei contenuti illegali, dei prodotti contraffatti. Di conseguenza, se non sappiamo appunto dove mettere le mani per implementare le misure di sicurezza per il sito web, anche in questo caso è bene appunto rivolgerci a delle persone esperte. Tutto questo per dire che c'è una via di mezzo tra il fai da te e l'affidarsi completamente a un fornitore esterno, ovvero ci sono i CMS. WordPress è il più famoso. Noi possiamo appunto chiedere a dei fornitori esterni, grafici, fotografi e webmaster, di crearci l'involucro, di crearci il brand, di crearci loghi e scattarci fotografie, ma successivamente noi saremo autonomi nella creazione di contenuti, di pagine, di articoli del blog. Questa fino adesso, con tutti i clienti che abbiamo lavorato, è stata la quadra migliore, ovvero noi occuparci della fase precedente e poi lasciare il freelance totalmente autonomo nella creazione dei contenuti. Questo vale sia per i freelance che qualsiasi altro professionista che per le aziende. Questo è il consiglio che mi sento di dare. Io, dopo questa disamina dei 10 motivi per cui aprire un sito web, lascerei la parola a Sabrina e alle vostre domande, se ne avete. Allora, dunque, mentre loro pensano a delle domande, se ne hanno, così appunto possiamo un pochettino dirgliele. Ti volevo fare io una domanda, Fabio, perché mentre parlavi di logo prima, pensavo, in generale un traduttore può decidere di avere un logo o di non averlo, no? Nel caso in cui, soprattutto appunto se è un traduttore all'inizio e magari usa il suo nome, eccetera, nel caso in cui comunque si decida di avere un logo, tu consigli di fare il procedimento di registrazione, di tutela del logo e del marchio eventualmente anche appunto per i nostri usi? Cosa pensi che sia il caso Sì, di fare? allora si può valutare, è un investimento, ma non è più un investimento oneroso come una volta, soprattutto c'è da sapere che il criterio, diciamo, di costo-efficienza migliore è quello di registrare un marchio europeo. Si può fare online senza rivolgerci, diciamo, a un consulente, perché sono molto cari i consulenti in proprietà intellettuale, sia che si occupino di marchi che di brevetti. Sul sito appunto dell'EUIPO si chiama, che è l'istituto europeo che si occupa di proprietà intellettuale, noi possiamo registrare il nostro logo, dobbiamo scegliere una classe di NIZZA, ovvero noi utilizzeremo il nostro logo, il nostro marchio solamente per le attività di traduzione, oppure se svolgiamo altre attività sceglieremo più classi di NIZZA, andando a proteggere, diciamo, anche quelle. Ogni classe di NIZZA ha un costo, però tendenzialmente con meno di 1.000 euro. Per una sola classe di NIZZA, mi sembra che le tariffe adesso siano sui 600 euro, possiamo proteggere il nostro marchio nell'intero territorio dell'Unione Europea. Ok, grazie. No, te lo chiedevo perché io quando sono andata appunto a fare richiesta per proteggere il mio di marchio, effettivamente ero stupita di quanti fattori vengono, insomma, è importante considerare e quanto c'è effettivamente, quanto è reale il rischio di contraffazione di un marchio già esistente. Quindi ecco, quello consideratelo perché magari non viene in mente, poi uno è una cosa a cui pensa dopo e invece ecco, se si esce magari con un sito e ci si vuole mettere sopra un logo, un marchio, eccetera, forse è una delle cose
su cui ragionare un pochino prima. Anche in Camera di Commercio danno molte informazioni utili, quindi so che ci sono degli sportelli apposta, quindi. Sì, esatto, in Camera di Commercio danno delle ottime informazioni. Diciamo che la Camera di Commercio punta alla registrazione di marchi italiani all'interno del territorio italiano. Il mio consiglio è comunque di spendere qualche centinaia di euro in più nel caso in cui si decida di farlo e proteggerlo su tutto il territorio dell'Unione, tenendo conto anche che attualmente su internet le attività di enforcement, ovvero andare poi a segnalare degli utilizzi illeciti, sono abbastanza semplici quando si ha un diritto in mano di proprietà intellettuale. Utilizzando il copyright sono molto più lente e molto più complesse. Sì, è vero. Ok, allora mentre io chiacchieravo con te, nel frattempo mi hanno scritto Serena e Anna Maria che mi chiedono entrambe informazioni sui costi. Serena chiede quali sono i costi di gestione di un sito e Anna Maria mi dice che a lei sono stati chiesti circa 300 euro per un sito di una pagina leggibile su ogni device realizzato con HTML5 e voleva sapere se secondo te è un prezzo congruo. Sì, allora, 300 euro per un sito monopagina HTML5 è congruo, diciamo che è proprio un sito basic basic e perdiamo, diciamo, tutte le potenzialità di cui abbiamo parlato all'interno del webinar, ovvero la potenzialità di utilizzare il sito per le attività di marketing è molto ridotta, soprattutto è molto ridotta poi la capacità di fare inbound marketing creando dei contenuti. È una scelta, diciamo, magari uno può decidere di investire una somma minima per avviare l'attività e poi successivamente scalare di marcia e magari passare a un CMS che dà più libertà, diciamo, nella creazione di contenuti e nell'utilizzo di plugin. Per quanto riguarda invece i costi di realizzazione del sito web, la mia risposta è dipende. Dipende appunto dalla complessità del lavoro e soprattutto dipende da dei fattori molto, molto specifici, ovvero se la creazione dei testi, chi la fa, chi commissiona il sito, o chiediamo al nostro fornitore appunto un aiuto con un copy che ci scriva tutti i testi per le immagini, appunto per la struttura del sito. Ci sono diversi parametri da considerare. Ed infatti è molto importante prima della richiesta del preventivo, una fase anche abbastanza lunga di dialogo con il cliente o il potenziale cliente per capire bene quali esigenze ha e quindi fare un preventivo ritagliato sulle sue esigenze. Ok, ti ringrazio Fabio. Ho anche un altro paio di domande. Allora, Sara fa la domanda da 5 milioni di dollari. No, però magari una risposta tu riesci a dargliela, visto che sei più nel settore. Chiede, mediamente per un sito web seguito e ben indicizzato, quale può essere il ritorno in termini di nuovi clienti? Ok, allora il ritorno in termini di nuovi clienti appunto dipende sempre perché molto spesso il ritorno lo vediamo dopo 6, 8, 12 mesi appunto dall'apertura di un sito web perché c'è una fase in cui dobbiamo anche procedere a tentativi, soprattutto nell'analisi dei risultati, perché l'apertura del sito web, se uno apre un sito web e poi lo lascia lì addormentato, il ritorno, te lo dico già adesso, è zero. Perché appunto l'apertura del sito web va accompagnata non solo dalle attività di promozione classiche, come appunto la promozione sui social media. Ma la promozione sui social media sta diventando sempre più difficile se non investi delle risorse, perché appunto sono cambiati gli algoritmi di quasi tutti i social network, soprattutto di Facebook. Una volta appunto pubblicando un link lo vedevano centinaia di persone, adesso Facebook punta molto più sulle fotografie e sui video, quindi andando a condividere il link del sito web, il ritorno in termini di visite è molto minore. Il ritorno è maggiore appunto quando nell'esperienza, appunto, parlando con diversi traduttori freelance che hanno ottenuto nuovi clienti dal sito web, sono andati mirati su un determinato settore, ovvero traduzioni per il settore alberghiero, traduzioni
traduzioni per il settore meccanico, traduzioni in tedesco per il settore meccanico. Più si va nello specifico, più è probabile che saremo in pochi ad aver creato dei contenuti per quel settore e più aumenta la probabilità di un ritorno economico. Più siamo generalisti, peggio è. Quindi questo è l'insegnamento che abbiamo tratto in questi anni. Ok, allora ho altre due o tre domande che ti posso girare, poi siamo quasi arrivati in chiusura. Intanto una di Valeria che ci saluta, ciao anche a te Valeria, e chiede se secondo te per quanto riguarda il blog sarebbe il caso ogni tanto di affidarsi esterni, tipo editor, copywriter, eccetera. Lei dice che non ha molto tempo per mettersi a scrivere contenuti accattivanti e rischio di copiare gli altri. Non ho capito, forse appunto dice che non ha il tempo di scrivere contenuti particolarmente originali, ecco, e quindi magari di essere un po' banale, non so se voleva dire questo Valeria. Comunque ecco, la domanda era se è ogni tanto conveniente affidarsi a esterni. Allora, diciamo che affidarsi a esterni può essere, diciamo, comodo in termini di tempo, però rischia un pochino di snaturare la nostra, di nuovo, brand identity. Se le persone che ci seguono sanno che siamo esperti di un determinato settore e poi appunto i nostri contenuti sono molto generalisti, scritti da persone che magari non conoscono il settore o che lo conoscono ma che si occupano di altro, forse non ne vale la pena. Quando non abbiamo tanto tempo di scrivere e di creare contenuti per il nostro sito, possiamo inventare degli stratagemmi. Il primo di questi è il guest post, ovvero chiedere a una persona in maniera molto trasparente di raccontarci o raccontare ai lettori di un determinato argomento e poi promuovere appunto questo contenuto, oppure realizzare delle interviste, quindi chiedere a dei professionisti del settore o delle persone rilevanti, diciamo, in termini di conoscenza di determinati contenuti, inviargli magari 5 o 6 domande via mail molto brevi. In questo modo il nostro sforzo sarà ridotto e appunto magari poi queste persone sono contente di rispondere, di effettuare l'intervista, e quindi noi avremo creato un contenuto magari anche ricco per il nostro sito, per il nostro blog, appunto col minimo sforzo. Ovviamente non dobbiamo farlo sempre, ma nei periodi in cui ci troviamo più in difficoltà e non abbiamo tempo appunto di creare contenuti. Ok, grazie Fabio, mi viene da farti altre 3.000 domande su ogni singola parola che dici, però mi tratterrò e lascio spazio ancora per un altro paio di domande di chi ci sta ascoltando invece. Una è Francesca, che in realtà ti giro perché era una domanda che ti volevo fare anch'io, e lei è alle prime armi, infatti dice che non ha ancora iniziato la ricerca di clienti, ne ha partita IVA e voleva sapere se secondo te è utile che lei crei già adesso un sito web, oppure di aspettare insomma, ad avere un po' più di clienti. Infatti anch'io ti volevo chiedere questo, per chi comincia, infatti tanti dei nostri allievi e dei nostri e di chi ci segue anche sui social non sono ancora traduttori professionisti, ma sono alle prime armi, qual è l'approccio? Come secondo te devono affrontare questa cosa del sito? Allora, ho avuto una chiacchierata molto interessante a Roma con un esperto, diciamo, contabile e commercialista per freelance, che mi spiegava appunto che nella fase pre-apertura di partita IVA, quindi quando realizziamo solo delle collaborazioni occasionali e non abbiamo un'attività diciamo già avviata, il sito web potrebbe essere problematico, quindi sito web, biglietti a visita, perché darebbe adito a pensare, in caso di eventuali controlli, che non stiamo svolgendo un'attività strutturata, cioè che stiamo svolgendo un'attività strutturata da partita IVA e non da collaborazione occasionale. Poi magari approfondiamo questo tema più fiscale. Dal punto di vista invece del marketing, del farsi conoscere, nella fase pre-apertura di partita IVA, io suggerirei l'apertura di un blog più di un sito web, magari anche appoggiandosi a dei servizi tipo Medium di Twitter o altri servizi magari gratuiti. Facciamo crescere un pochino la nostra community, ci facciamo conoscere il nostro nome e successivamente, quando apriremo la partita IVA, potremo pensare all'apertura del nostro sito web. Ok,
Poi ho qui Nadia che dice che anche lei conferma che creare un sito e lasciarlo dormire non dà molto ritorno e quindi evidentemente appunto è una cosa di cui ha fatto esperienza e voleva sapere per promuovere un sito e post sui vari social, secondo te ci può essere un investimento annuale congruo, nel senso che insomma credo che voglia dire pubblico un contenuto sul sito e poi lo divulgo attraverso i social. Allora, più che una somma annua congrua, adesso diciamo, gli strumenti di advertising danno la possibilità di essere molto selettivi perché uno può decidere, ma non solo sui social network, ma magari anche sulle pubblicità, nei motori di ricerca, se si utilizza Google, appunto, di spendere soldi solamente appunto quando avviene un click appunto sul contenuto, non per farlo vedere a più persone possibile. Addirittura utilizzando il pixel, che è uno strumento un pochino più avanzato, si può decidere di collegare appunto la spesa pubblicitaria e si spendono soldi nel momento in cui riceviamo una richiesta, appunto una lead o una richiesta di preventivo. Gli strumenti avanzati ci sono, ci vuole un po' di tempo per comprenderli, per padroneggiarli, però appunto sono d'accordo con lei quando dice che se il sito viene lasciato lì a dormire il ritorno è nullo. Uno può iniziare appunto a creare contenuti dal blog, quindi darsi da fare con l'inbound marketing e successivamente fare un pochino di test e soprattutto studiare i dati, perché tutte le attività poi di promozione, sia sui social media che sui motori di ricerca, sono una fucina di dati, perché noi possiamo vedere il target, appunto l'età media di chi ha aperto i nostri articoli, se esso maschio o femmina, gli interessi, e sulla base di questi risultati puoi migliorare sempre di più le performance dei nostri post pubblicitari. Sì, è impegnativo andarsi a studiare tutti i dati, è una cosa che prende un bel po' di tempo, però effettivamente serve un sacco perché poi attraverso le statistiche del sito vi rendete conto di quello che realmente sta succedendo sul vostro micromercato personale, quindi insomma è importante. Grazie Fabio per averlo ricordato. Io ti lascio andare perché so che appunto hai poco tempo per noi. Ti giro soltanto un'ultima domanda e poi per il resto rimando chi ci segue a farlo sui nostri social, sulle nostre piattaforme o appunto in occasione del corso che farai. È una domanda di Deborah che lei dice che proprio in questi giorni sta progettando il suo sito web attraverso l'utilizzo di Weebly si dice, non lo so, non la conosco, e voleva chiederti cosa ne pensi di quelle piattaforme professionali in cui è possibile instaurare un contatto diretto tra cliente e professionista, se ti sembra un metodo più veloce e efficace rispetto al sito web per trovare nuovi clienti. Sì, diciamo che uno poi deve sfruttare bene tutte le opportunità che la rete offre, uno utilizzare un portfolio più ampio possibile, appunto, di strumenti cui farsi trovare, eccetera. Per esempio, una delle più famose, lei appunto ne ha citata una, ma c'è anche Pronto Pro. E quando uno è all'inizio, appunto, per cercare dei clienti, può farlo e poi utilizzare appunto il contatto avuto con quel cliente per farsi conoscere, per mandare magari del materiale, successivamente mandare il link del sito web o delle brochure e poi trasformare, diciamo, quella richiesta di contatto iniziale, quel contatto in un investimento, in magari che abbia anche un ritorno. Diciamo che non esiste una sola soluzione, ma se si allarga il ventaglio di opportunità, sicuramente poi le opportunità arrivano. L'unica cosa è che bisogna sempre stare molto attenti poi nella gestione diretta appunto del cliente, perché se all'inizio si aumenta troppo appunto, come abbiamo detto, il ventaglio di opportunità e noi appunto siamo dei freelance, non riusciamo a gestirle, diciamo,
è come un boomerang che ci ritorna indietro, quindi Certo. pianificare tutto bene e soprattutto rimanere attivi sui canali che poi si ha il tempo di gestire e si possono gestire, insomma, senza dimenticarseli. Quindi fare poco all'inizio e farlo bene. È vero, è importante. Fate un po' di sperimentazione, vedete anche cosa vi è più congeniale, no? Perché può darsi anche che a qualcuno piaccia di più e quindi faccia più volentieri e ci dedichi più tempo a stare su uno strumento oppure su un altro. Quindi anche quello dipende molto dalla vostra personalità e dal vostro modo di impostare il lavoro, credo. Piano piano, cioè a me per esempio alcuni social stanno antipatici e non c'è verso che io ci vada sopra a scrivere, anche se so che è utile. Quindi magari anche questa autoanalisi serve per capire dove investire, su quale tipo di supporto investire. Come dice anche Chiara qui, infatti, stava parlando della pagina Facebook, del profilo LinkedIn, il sito, ecco, come scegliere su quale supporto investire. Un po' ti ha risposto Fabio e un po' te l'ho detto anch'io. Poi arriverà, diciamo, col tempo un'ondata di nuovi clienti. C'è da tenere presente che tutti gli under 20, non tutti, esagero, era un'iperbole, ma la gran parte degli under 20 hanno abbandonato Facebook per Instagram, sì. E quindi magari gli strumenti che utilizziamo con successo oggi, domani potrebbero diventare obsoleti da un giorno all'altro. È vero anche quello, infatti, quindi noi dobbiamo sempre stare molto accesi, essere sempre molto vigili su queste nuove tecnologie che poi tra l'altro per la nostra professione, anche per, insomma, non soltanto, non sto parlando soltanto dei social, ma anche proprio degli strumenti per lavorare, quindi software di traduzione assistita, la traduzione automatica, eccetera. Per noi è stata una valanga, no? Che ci ha un po', e magari per i nuovi traduttori che ci sono cresciuti con queste novità, è quasi più semplice che per noi che abbiamo cominciato da un po', e quindi all'inizio ci siamo trovati un po', quasi l'abbiamo sentita come una nemica, no? Le nuove tecnologie. Invece sono strumenti utili, bisogna saperli cavalcare come tutti gli strumenti nuovi, certo, che servono. Ok, Fabio, senti, facciamo così. Io metterei uno stop alle domande e ti giro l'ultimissima. E poi ti lascio andare. È una domanda di Anna che dice che voleva sapere se si ricollega al discorso che facevi prima sulle agenzie e come inserire i dati sul sito, eccetera. Diceva che lei voleva sapere se deve chiedere sempre l'autorizzazione alle agenzie per cui ha lavorato anche sul blog, oppure se vale solo per il sito. No, allora, tendenzialmente il discorso che facevo prima è non tanto chiedere l'autorizzazione all'agenzia per dire ho lavorato con quell'agenzia, ma per dire ho lavorato per quel cliente prestigioso che mi ha passato l'agenzia, magari, non lo so, Fiat, BMW, Magneti Marelli, abbiamo lavorato su questi brand molto prestigiosi, però tramite agenzia, non abbiamo avuto un rapporto diretto con quel brand, è successo che le agenzie contestassero appunto al freelance l'utilizzo di quei loghi sul suo sito web. Sul blog è la stessa cosa. Appunto, il mio discorso è di stare molto attenti quando si utilizzano loghi e marchi di clienti per i quali non abbiamo lavorato direttamente, se non abbiamo ricevuto appunto il via libera dall'agenzia. Poi magari siamo stati distratti, abbiamo anche firmato un contratto in cui appunto era vietato divulgare il contenuto del lavoro, a quel punto è ancora più rischioso per noi. Sì, è vero, confermo. Ok, allora io direi che appunto oltre a quelle che ti ho girato e a quelle che avevo detto che non ti avrei più girato, ci siamo, quindi okay. vorrei chiudere e ringraziare tutti per essere stati con noi. Io appunto vi ricordo che questi argomenti saranno oggetto di un corso che faremo a settembre, e quindi tutti i punti che oggi abbiamo soltanto toccato saranno poi approfonditi e avrete modo di fare tutte le domande che vorrete anche per in quell'occasione. E il corso è quello che sta scorrendo adesso, ve lo sta facendo vedere Fabio, se vi interessa lo trovate sul nostro sito nella sezione dei corsi online.
Lo vedete a schermo. E poi volevo anche informarvi che Fabio sarà con noi a Pisa a ottobre quest'anno in occasione della giornata del traduttore. E lui e Argo sponsorizzano l'evento offrendo una decina di ore di consulenza gratuita proprio sui temi di cui abbiamo parlato oggi e personalizzata. Quindi saranno 10 ore, vi dicevo, suddivise in spot di una ventina di minuti ciascuno e saranno appunto gratuite per gli iscritti all'evento che si prenoteranno. Quindi niente, era giusto per dirvelo, se siete già agli iscritti vi invieremo poi il dettaglio tra gli iscritti della giornata, vi invieremo poi il dettaglio più sottodata. Se invece non siete iscritti ma volete farlo, io approfitto dell'occasione per ricordare che è ancora attiva per qualche giorno un'offerta early bird con uno sconto del 20% sul prezzo dell'evento, fino all'11 giugno avete modo di usarla. E grazie, sto leggendo, evviva, e vai, eccetera, grazie per gli spunti. Stanno arrivando tutti i ringraziamenti, non so se tu li vedi condivisi, Fabio, ma non credo perché non No. sei. Sono riservati agli amministratori. Enrica ti saluta, ti fa i complimenti e ti ringrazia. Dice Grazie. che è stato tutto molto interessante. Anche Rita, grazie mille delle idee. Grazie a voi. E anch'io ti ringrazio tantissimo e ringrazio come al solito la nostra Silvia Chiara di STL per il coordinamento tecnico, a te Fabio per la chiacchierata e gli utilissimi spunti. Vi ringrazio per essere stati qua e vi auguro buon fine settimana. Questa registrazione girerà tra poco, il tempo di diciamo, controllare che sia tutto a posto tecnicamente e la metteremo sui nostri social, quindi la trovate. E ancora grazie a tutti e a presto, alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao Fabio, ciao. Ciao, ciao, ciao.